siamo davanti alla questura di Palermo, siamo davanti anzi alla lapide che ricorda nella questura di Palermo i funzionari caduti in servizio dal 1943. Ci sono moltissimi nomi. Carmelo. Questi nomi sono in questo particolare lapide sono ricordano molti funzionari caduti della questura di Palermo. Da questo si può dedurre che la lotta alla mafia non è solo un problema di vittime, di agenti o di sottufficiali. Queste cose purtroppo non esistono, un rapporto gerarchico. Qui quando si muore tutti insieme. Si è colleghi allo stesso modo, si è amici, si è fratelli e si convive i rischi e si dividono i rischi insieme. Guidata da Antonino Madonia e Calogero Ganci, raggiunge la A112 su cui per la Beretta aprono violentemente il fuoco con un fucile AK-47. Il prefetto della chiesa e la moglie perdono la vita colpiti da 30 pallottole, mentre la loro auto, sbattendo, va a sbattere contro una Fiat Ritmo parcheggiata. Il giorno seguente, reiterato omicidio, nella stessa via viene affisso un cartello recante la scritta: qui è morta la speranza dei palermitani onesti. Ha chiamato un altro della chiesa, che è a Genova, ovviamente, lui abita a Genova, un altro della chiesa. E ho avuto un messaggino per voi, grazie ancora a tutta la famiglia della chiesa, siete grandi. Ovviamente non posso parteciparvi a questa cosa. Grazie. Calogero prestava servizio presso la squadra mobile della questura di Palermo, dove si occupava di mafia ed in particolare collaborava alla ricerca di latitanti, che agli inizi degli anni 80 erano molto numerosi. Con il commissario Ninni Cassarà andava in giro in motorino per i vicoli di Palermo ed in particolare per quelli della borgata periferica di Ciaculli, che conosceva bene, a caccia di ricercati. La sera del 14 novembre 1982, all'uscita dal bar Collica in via Notarbartolo, Calogero fu ucciso con 5 colpi di pistola alla testa sparati da 2 killer in sella ad una moto. Successivamente, gli autori del delitto vennero individuati in Mario Prefifilippo e Pino Greco. I mandanti del delitto furono poi individuati tra gli esponenti della cupola mafiosa di Cosa Nostra: Totò Riina, Bernardo Proventano, Calogero Ganci ed altri ancora. Allora, intanto ringraziamo anche il gruppo di Cercane che si è unito a noi e come vedete al momento che arriviamo nei punti si smette di piovere, sarà un segno, sarà un caso, sarà quello che volete. Abbiamo la cugina giusto di quella che stiamo ricordando, Liliana, l'ho chiesto perché non lo sapevo, l'abbiamo chiesto la troppo, che è venuta prendendosi un bel po' di pioggia da fuori Palermo, comunque per i periferi di Palermo si accompagna, se vuole darci un saluto. Allora ringrazio tutti che siete qui e il minimo credo che si possa fare per persone come Lillo, come tanti altri che sono caduti per lottare contro questo male, che mi auguro un giorno possa essere del tutto debellato. Questa è una città splendida e io credo che Lillo, come tanti altri, siano morti per una giustissima causa, soprattutto per dare coraggio ai giovani di oggi. Io ho una figlia che ha 21 anni e che è orgogliosa di portare il nome che porta. E bisogna camminare a testa alta, non abbassarsi mai a queste persone. E bisogna lottare sempre perché dobbiamo dare fiducia ai ragazzi ed andare avanti per migliorare sempre la nostra società. Io ogni anno sono sempre presente a qualsiasi circostanza perché Lillo merita, come lui, come tanti altri,
perché ha sacrificato la propria vita, si vive soltanto una volta. Grazie a tutti. Grazie. Niente per Liliana, che anche lo senta molto simpatico Lillo, Liliana, c'è un legame anche. Lo spiego per lei e per noi. Abbiamo scelto di fare questo percorso che è una continuazione di un lungo percorso in Italia di tanti anni, a cui si sono poi aggregati i vari amici. E stamattina ci sono le manifestazioni ufficiali, grandi, importanti, d'altronde la storia è fatta di simboli, è giusto anche che vengano valorizzati. Ecco, per noi però sono importanti questi simboli. Lillo, appunto, è per noi uno dei tanti simboli che abbiamo purtroppo sparsi, non solo per Palermo, ce ne sono tanti, ma in tutta Italia. Per questo che stiamo facendo questo percorso, nel silenzio, tutto sommato, non stiamo disturbando, stiamo cercando di disturbare il meno possibile la città, anche se capisco che è una mattinata difficile, una giornata difficile. Quindi grazie ancora di essere venuta e grazie a voi. Grazie a voi. Sindaco, vieni qua un secondo. È fuori programma questo, eh? Sì. Che devo dire, Franco? È un'ulteriore testimonianza che noi facciamo nel nostro comune, come ho già ripetuto ieri sera, perché credo che non ci deve essere distinzione tra vittime. Siamo tutte vittime di Stato e questa è la cosa più importante e vanno rispettate fino alla fine in modo tutti uguali. Perciò la nostra presenza qui è una forma di rispetto che credo che noi dobbiamo tagliare. Voglio sottolineare che ci ha raggiunto ieri, lo dico simpaticamente, una rappresentante delle donne padane che è siciliana. E perciò meglio così, insomma, voglio dirlo, al di là, come dico, è un altro segno di testimonianza, voglio dire, perciò grazie di essere qui, insomma. Grazie a te. Allora adesso noi passiamo davanti alla Labuca, non ci fermiamo perché sarebbe improponibile oggi fermarsi lì, e quindi il prossimo appuntamento è via da meglio, come sapete. L'esplosione della bomba radiocomandata a distanza avvenuta in via Mariano D'Amelio, dove viveva la madre del giudice Borsellino e dalla quale il giudice quella domenica si era recato in visita, avvenne per mezzo di una Fiat 126 parcheggiata davanti il condominio, contenente circa 100 kg di tritolo. Secondo gli agenti di scorta, via D'Amelio era una strada pericolosa, tanto che era stato chiesto di procedere preventivamente ad una rimozione dei veicoli parcheggiati davanti alla casa, richiesta però non accolta dal comune di Palermo, come riferito da Antonio Caponnetto in un'intervista alla RAI. L'unico sopravvissuto alla strage, rimasto gravemente ferito, fu il poliziotto della scorta Antonio Bullo, che stava spostando una delle auto di scorta di qualche metro al momento dell'esplosione. L'organizzazione della strage non è mai stata chiaramente definita, nonostante il giudice fosse a conoscenza di un carico di esplosivi arrivato a Palermo appositamente per essere utilizzato contro di lui. Dopo l'attentato, l'agenda rossa di Borsellino, agenda che il giudice portava sempre con sé e dove annotava i dati delle indagini, non venne mai più ritrovata. Coinvolgendo gli studenti in queste manifestazioni, parallelamente dovremmo fare educazione dentro di noi per ricordare anche noi tante cose, come siamo, perché siamo, da dove veniamo. Molte volte non sono tra virgolette le autorità o i dirigenti che sono così categorici, siamo noi stessi che magari ci poniamo in certe situazioni, abbiamo sempre banalizzato quella del dito del corpo di guardia, comanda il corpo di guardia, comanda la sbarra, per lui è importante quel dito, è il suo potere. È un atteggiamento che poi conduce a essere schiavi, anzi privi del vivere la realtà, e si vive senza ricordare,
si vive senza soffrire insieme agli altri, si vive senza andare ai funerali, senza andare alle cerimonie, senza privi dell'essere quello spirito di corpo, insomma, che non solo dovrebbe essere la prima cosa, animarci. E tanti passi in avanti sicuramente sono stati fatti, il problema è che molte volte sono fatti da chi viene toccato. Chi viene toccato o per vicinanza a qualcuno che soffre o che è morto, o perché purtroppo personalmente toccato, allora è evidente che c'è un coinvolgimento maggiore, è comprensibile e da quel momento però diventa più drammatico anche per lui. Non lo è invece per la maggior parte della gente. Un altro esempio è quella ragazzina al corpo di guardia di stamattina davanti alla questura, dove i tre colleghi più anziani hanno rispettosi, hanno salutato, quell'altra zinga in bocca, dice non me ne frega niente. È un atteggiamento così, questo che noi cerchiamo comunque di sconfiggere, ma è l'atteggiamento del portiere dello stabile di via D'Amelio. E gli abbiamo chiesto di aprire il cancello perché così potevamo ripararci sotto la tettoia, dice no, perché io devo vigilare lo stabile. Gli abbiamo detto guardate che siamo tutti poliziotti, più vigilato di così. E la risposta è stata che lo sa benissimo chi siamo, ma lui deve vigilare, non noi. Il famoso dito, l'insensibilità poi, no? Certo, se fosse scoppiato qualcuno parente suo probabilmente avrebbe una sensibilità maggiore, siccome sono passati 20 anni la sensibilità è affievolita. Però io sono contento di aver fatto comunque questo, perché anche solo vedere le vostre facce e soprattutto anche via D'Amelio, nonostante che siete giù dal pullman, siete venuti, è di per sé emblematico dello spirito e cuore con il quale si partecipano. Quindi grazie ancora una volta a tutti gli amici, grazie soprattutto agli amici di Palermo che in tanti giorni hanno lavorato. Non lo posso fare dopo in mensa, che no, così, nel nostro ristorante di oggi, ecco, pomeriggio. Ecco, hai portato una cosa? No. Gli amici Palermo, sto dicendo che si sono comunque prodigati tutti questi giorni, davvero con il comiante. Gli amici della Ferri Credo, adesso sta arrivando anche il Mirko Schio, che è sceso a Trapani, partito da Venezia, con la carrozzina. Pensate anche a questa fatica, no? Non solo fisica, non solo mentale di tutti noi, ma anche fisica di molti di noi, immaginate poi tutti di Mirko Schio e altri, insomma. Noi siamo rappresentativi, per fortuna, della maggior parte, che è silenziosa. E questo è il problema. Noi questa mattina abbiamo visto due colleghi che abbiamo un po' criticato un attimo fa, spero che non me ne vogliate, l'ho fatto un esempio. Ma è che il loro atteggiamento predomina solo perché visivamente o sulla parola più evidente, ma la maggior parte non è così. Io sono ancora convinto invece che la maggior parte è partecipativa, il cuore, la passione. Ed è questo che è importante, che continui così per sempre, che continui a essere, anzi aumentare. Agli amici della Ferri Credo, quindi grazie doppio, agli amici di Mozzegale, agli amici della Sicilia che da varie province, come dicevo prima, sono venuti, al segretario aggiunto che è con me, al segretario nazionale Battone, che insomma abbiamo voluto trasferire, no? Anche significativamente nomi di altri che non possono partecipare, vogliamo perché la gamba rotta, no? Una serie di problematiche che ognuno di noi poi conosce meglio di altri. Qui ci sono un po' di nomi, più voi capite, no? I due fatti più eclatanti, quelli che poi resteranno nella storia, i Zucchetto non resteranno sulla storia, ma probabilmente piano piano sparirà anche Boris Giuliano, Cassarà e altri che noi stamattina abbiamo visto, oggi pomeriggio toccheremo, Chinnici, tra l'altro di Chinnici ci sono i familiari sul posto, sperando sempre che non piova. Anche questa gente, insomma, quella ragazza di stamattina, la cugina di Zucchetto, ha fatto, non vi ho detto, ma l'ha fatta in moto per venire sul posto, non era in macchina. Cioè, anche questo si è preso una valanga di pioggia, si è commossa. Cioè, ma perché noi dobbiamo andare a riprendere questo spirito, che è un po' lo spirito che mi ha portato qui, quindi io ringrazio per l'ennesima volta anche chi è in pensione e comunque viene, chi è in servizio e comunque viene, chi è magari impegnato con familiare e comunque viene. È uno spirito che ci accomuna, che quest'anno abbiamo sintetizzato in questa frase.